aggiornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: la conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, si è mostrata in uno scatto acqua e sapone, senza filtri, che è piaciuto tantissimo ai suoi followers. Eccolo! Punto lei è una delle conduttrici più note ed amate del piccolo schermo nostrano. Regina dei salotti televisivi di Cologno Monzese, al timone di diversi talk show di Canale 5 in questi anni. Stiamo parlando di Barbara D'Urso. Punto al netto dei rumors dei mesi scorsi, il contratto della conduttrice è stato rinnovato. Anche se è innegabile che la Carmelita Nazionale ha meno spazio rispetto alle scorse stagioni dove, ad un certo punto, era al timone di 3 programmi su Canale 5. Ad ogni modo Barbara D'Urso rimane uno dei perni fondamentali del palinsesto della rete principale di Mediaset ed è pronta ad un altro anno di sfida con Alberto Matano e La Vita in Diretta, su Rai 1. Lo scatto di Barbara D'Urso punto in un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale. Barbara D'Urso ha stregato i social con uno scatto acqua e sapone, senza filtri. Nella sua tenuta estiva in Toscana, a Capalbio, mentre si gode le vacanze, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha postato uno scatto appena sveglia. Bellissima, sembra che per la Carmelita Nazionale il tempo si sia fermato. I fan hanno particolarmente apprezzato lo scatto, si legge tra i commenti, sei più bella così. La prossima stagione televisiva punto al momento manca una data ufficiale, ma, stando ai rumors, e visto quanto accaduto anche ad altri programmi di casa Mediaset, l'inizio di Pomeriggio 5 sarà anticipato. Molto probabilmente inizierà lunedì 5 settembre, ma staremo a vedere. Questo cambio di palinsesto è dovuto alle elezioni del 25 settembre. Per la prossima stagione televisiva, Barbara D'Urso non sarà al timone del programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione e viceversa. Ma, stando sempre alle indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese, la conduttrice partenopea dovrebbe tornare in prima serata con un nuovo show. Staremo a vedere punto cosa ne pensi delle notizie di qui sopra. Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.